incontri e altro. Cinema siamo organizzati poco, però abbiamo avuto tanti amici che ci hanno dato vari pezzi per poter, spero, vedere al meglio questa anteprima. E di solito qui cerchiamo di far raccontare ai personaggi come sono arrivati a questa loro, a questo loro lavoro, cosa li ha portati a scegliere quell'argomento, cosa li ha portati a raggiungere quell'obiettivo. Sperando di parlare, siamo sicuri che sia per tutto. Perciò ci piacerebbe qualche minuto prima del film, se ci poteste raccontare qualcosa in italiano. E prima però di lasciare, poi ci sarà, dopo la visione ci sarà spazio anche per un po' di domande, un po' di dialogo con il pubblico. Perciò vi annuncio solo il prossimo appuntamento, che è il 6 di maggio, non so di che giorno capiti, giovedì prossimo, Le Quattro Stagioni, con l'Orchestra d'Arte Italiana e il Sonic Giacchino. Prova. L'orchestra prova con Soninga, con il pianista, e poi ci sarà l'esecuzione, come è avvenuto l'altra sera a Cerro. Per chi volesse sapere, avere notizie delle prossime programmazioni, bigliettino e email dentro al secchio prima di uscire. A voi la serata, grazie. Grazie a te. Grazie. Allora. Sì, è un'anteprima anche per noi, perché abbiamo finito il film qualche giorno fa, l'abbiamo missato e non l'abbiamo mai visto per intero, per cui non sappiamo bene se è venuto come pensavamo o no, lo scopriremo stasera. Come diceva Mario prima, qui sono stati messi assieme un po' di pezzi, anche noi abbiamo messo assieme dei pezzi per fare questo film. Cioè è un film che abbiamo fatto assieme, così, in due, con l'aiuto ovviamente di qualche amico, che è anche qui presente in sala, Dennis Otto, Manuela Bellarin, e Biagio Gilterra, che è pittore veneziano, che si è prestato a questo film, soprattutto ci ha prestato i suoi quadri e il suo studio, che è la parte centrale. Che è un lavoro su Tiziano, in qualche modo Biagio fa la controfigura di Tiziano. Come nasce questo film? Ma nasce da un'idea che mi era venuta diversi anni fa, leggendo una piccola cronaca dell'epoca. Epoca vuol dire 1576, vuol dire 27 di agosto, una giornata molto calda. In più c'era la peste a Venezia in quel periodo. E è una data particolare perché Tiziano sta dipingendo un quadro, quello che sarà il suo ultimo quadro, è una pietà che lui si è autocommissionato, cioè per la prima volta nella vita diceva faccio una cosa, me la ordino da me, ecco, e lui voleva che questa pietà fosse il quadro che potesse andare sulla sua tomba. Mentre sta dipingendo questo quadro, Tiziano muore e non riesce a finirlo. E il quadro non finisce poi sulla sua tomba. Questa era l'idea. Tiziano era accompagnato da una giovane donna che stava lì con lui, ma non si sa bene, non si sa come si chiamasse. Era una piccola servetta, era una modella, ma era una chi lo sa. Insomma, c'era questa presenza, in questo scenario di morte c'era questa presenza femminile molto viva. Ecco, questa idea però io l'ho anche abbandonata, mi piaceva raccontare, fare un cortometraggio su questa cosa, ma l'ho abbandonata perché mi sembrava qualcosa di, non lo so, ricostruire Tiziano con la barba, le cose, i costumi, la polvere. No, non lo so, l'ho lasciata un po' bene, però ho parlato a Karine e mi ha detto ma sarebbe una bellissima idea
come posso dire, reso conto sulla ricerca dei posti a Venezia per fare un film che non si farà. Io ho trovato che l'idea era interessante, ho detto sì sì va bene, ma non lo faccio. Io ti accompagno se vuoi in giro per Venezia e vediamo queste cose. E lei è partita con una macchina da presa, insomma con la videocamera per fare queste cose, io l'accompagnavo. E poi non ho resistito alla tentazione di mettermi anche un po' dietro la macchina da presa. E così abbiamo fatto questo, ma non è diventato nemmeno questo. È diventato un po', come posso dire, una ricostruzione d'epoca, ma attraverso degli elementi della realtà di oggi. In fondo Venezia è una città nel tempo ma fuori del tempo, in qualche modo. Ci sono delle tracce reali di Tiziano o dell'epoca, come ci sono degli elementi del presente che possono diventare delle tracce, non dico di quell'epoca, ma delle tracce in generale, in fondo di che cosa? Dell'arte, di cos'è la produzione artistica, in fondo di questo tentativo che ogni arte fa, in fondo di fermare il tempo, di affermare una propria presenza nel mondo che non passi, diciamo, il nostro passare oltre in un altro mondo. Ecco, e questo film è questo, è un film fatto molto molto liberamente, quindi con una piccola cronologia che è quella di una giornata, appunto, che dal mattino va all'indomani mattina, ipotetica, un po' fuori dal tempo, ma che riproduce quella giornata, quel 27 di agosto, quel 26-27 di agosto del 1576. Tra l'altro Tiziano muore durante un'epidemia di peste, quindi di uno scenario di morte vera, non è forse morto di peste. Questo è il film, insomma, non è un documentario, non è una fiction, è una riflessione, non so, che abbiamo fatto assieme. Carini mi dice basta, stai raccontando tutto il film, ma non è un giallo, insomma. Va bene, si può dire anche cos'è. Va bene, è questo, insomma, lo vedrete e poi ne parleremo. Grazie. La ringrazio moltissimo. Io penso che avrò molta difficoltà come andare così a caldo un'opera così potente come questa, che oltretutto tocca dei temi assoluti e probabilmente incomprensibili per chiunque, visto che chi vive non sa cosa sia la morte e chi muore non sa. E io credo che sia anche uno dei culmini possibili di un percorso complessivo. Mi sentite umanamente? Sì, sì. Cioè, perché la prima volta uso il microfono in vita, per cui chiedo scusa. Credo che sia il culmine di un percorso filosofico, cinematografico, questa persona che ho avuto la fortuna di conoscere oggi e qualche tempo fa, e secondo me la potenza di questo film è anche più comprensibile, sarebbe anche più comprensibile se vista nella complessità di un lavoro e di un percorso cinematografico, visto e considerato che ancora una volta Mario Brenta, secondo me, mostra la totalità del suo sguardo, dello sguardo che ha sempre avuto nei confronti delle cose, secondo me, che è uno sguardo che riesce a trasmettere emozioni senza in un qualche modo indurla, senza in un qualche modo predeterminarla, senza pregiudicare alcunché, riuscendo quindi, secondo il mio punto di vista, a cogliere appunto l'essenza delle cose, che in questo caso è un vivere per la morte, ma penso che non sia soltanto questo, insomma, nel suo percorso cinematografico c'è anche dell'altro, c'è anche molto altro, anche se qui c'è un po' la sintesi di molte cose, e secondo me c'è ancora una volta uno sguardo capace di mostrare senza voler dimostrare per comunque. Ti ringrazio. Penso che noi diamo sul risultato del lavoro, insomma, però su un po' su quello che abbiamo fatto, cioè
abbiamo lavorato in grande libertà. È vero? Cioè, da quell'inizio di storia di cui vi dicevo all'inizio, si è ripartiti da zero, insomma, e si è cercato di andare alla scoperta di qualcosa, insomma. Cioè di vedere come Venezia, come lo studio di un pittore, come tutti questi elementi della contemporaneità potessero parlarci di quella storia di allora, ma parlarci della vita in generale, insomma, è come si diceva, della funzione dell'arte, no? Questa bellissima invenzione che l'uomo ha fatto, così per mettere a tacere certe sue paure, insomma, la paura di essere al mondo, tutto sommato. Ecco, questo è il discorso. E non lo so, facendo questo credo ci siamo totalmente esposti, cioè siamo andati rischiando sempre tutto, sentendo soprattutto quello che sentivamo, insomma, cioè cercando di andare dentro le cose ma un po' oltre le cose. In fondo io credo che è un po' anche una scoperta per noi, insomma, è una sorta di autoriflessione anche sul lavoro che facciamo, credo che sia venuta fuori. Penso che abbiamo anche imparato una buco a prima, ma proprio perché le cose hanno una polivalenza di significato, insomma, io penso che l'apprendimento proprio dipenda, la scoperta dipenda da questo, cioè che le cose non hanno un unico significato, non hanno un significato univoco, è proprio per questo che allora si allarga l'orizzonte di senso e si costruisce una conoscenza, qualcosa, e trovo che in questo senso abbiamo fatto un'esperienza abbastanza determinante per noi. Parlo per me in particolare, mi ha liberato da parecchi pregiudizi, non lo so, ma anche che avevo nel fare il cinema, non lo so, certe volte si vive un conflitto tra quello che si sente e quello che ci si sente magari in dovere di dire e di fare, ecco, voglio dire questo. Penso che questo lavoro mi abbia liberato in questo senso. Va bene. Ho notato che in realtà Tiziano non c'è in questo film, ci sono delle tracce, quindi c'è il cinema. Perché il cinema è una storia di tracce, quindi di frammenti in qualche modo, di vite, di visi, di gesti, e mi aspettavo un film diverso, dico la verità. Immaginavo anche questo. E niente, no, ho notato che c'è questa attenzione a rispettare non soltanto, come nei suoi film precedenti, l'uomo e l'ambiente che lo circonda, ma addirittura il tempo in questo caso. Cioè c'è una specie di resa nei confronti del tempo e nei confronti dell'impossibilità di riattualizzare il passato, che poi è una sua dichiarazione, la voce off che è sua, no? E c'è questa incapacità in qualche modo dell'arte, mi faccio ripetere la voce off delle dichiarazioni che essa fa, l'impossibilità dell'arte di riattualizzare il tempo andando proprio per questo motivo a togliere l'essenza delle cose che è caduca, che è finita, che in qualche modo preda del tempo, e in questo modo si coglie, secondo il mio punto di vista, anche l'essenza del tempo stesso, appunto perché è irripetibile, tutto ciò che accade è irripetibile, no? E tutto ciò che è scorre in qualche modo, no? Nel senso dell'elemento più comune, che più comunemente si conosce, insomma. E, ho notato in questo film che c'è ancora una volta, perché tutto il cinema di Mario Brent è un cinema di sonorità molto pure e molto, in qualche modo, modelli di sonorità, diciamo. Ovviamente il richiamo teorico più ovvio è la persona. E anche in questo film ho notato questo lavoro incredibile, poi reso anche dall'ottima acustica della
dell'antimugine, del cassa e quant'altro, c'è questo lavoro sul sonoro incredibile. E volevo chiedere a Maria Bretta come ha lavorato dal punto di vista tecnico, se tu dici due parole, su come ha ottenuto questi suoni e come ha lavorato in questo senso. Sì, il suono per me è un aspetto determinante, mi sembra. Viva Dio che c'è il cinema sonoro, insomma, perché immagine e suono, lo sappiamo, insomma, sono, come dice Bresson, due compagni di viaggio che si incontrano e poi fanno la strada assieme, insomma, e non si lasciano più. È importante, io credo che che le immagini stiano in piedi perché c'è il suono, insomma, soprattutto in questo lavoro. Ma è un lavoro che ha fatto Carini, questo qui sul suono. Quindi lo chiediamo a lei. Sì, va bene, no, ma è lei che si è occupata del montaggio. Io sono stato dietro la macchina da presa, ho seguito delle indicazioni di Carine, ho seguito anche delle... Cioè abbiamo fatto una regia assieme, ma man mano che si andava in giro per Venezia, le riprese sono durate un anno e mezzo, così a spizzichi, insomma, un po' si andava, si veniva, si trovava, si ripeteva, telefonavamo sempre a Biagio nei momenti meno opportuni per dire vorremmo passare per girare una cosa in studio. Ecco, sì, ci tentava sempre di corromperci e di distrarci dal lavoro con la gamba, abbiamo resistito a questo. E, cioè quelle riprese sfocate, non è perché avevamo bevuto la gamba, sono volute, sono lucide, lucidissime. Volevo dire, poi il lavoro di assemblaggio, cioè di montaggio, in fondo di dare un senso al materiale che avevamo girato, cioè tirare fuori quel senso che c'era nascosto delle cose, l'ha fatto Carini, e il suono soprattutto, ha fatto un lavoro certosino di montaggio. Tra l'altro era la prima volta che montava un film, quindi così possiamo sentire da lei. Tu travai sui zombie? Non vuole dirlo, ad esempio, un segreto. Sì, ha lavorato molto sul, si dice un po' il suono a rovescio, sulla distorsione dei suoni. Ci sono dei suoni della realtà che sono quelli che sono, ma sono isolati. Ma ci sono anche molti suoni aggiunti, distorti, rallentati, eccetera. Cioè si è cercato di trovare, come posso dire, comunque anche nel suono una certa musicalità, se era possibile. Sì, non si è mai cercato un suono naturalistico, insomma. Anche il mercato, che è abbastanza naturalistico così all'inizio, ma poi diventa qualcosa di molto astratto, insomma, e anche grazie al suono, insomma. Ci sono suoni che sono a metà tra la musica e il suono, insomma, ci sono tanti elementi che, come ho detto, anche che si nascondono, che si mischiano un po' assieme. Ma è un lavoro che ha fatto con molta pazienza, devo dire. Soprattutto imparando all'inizio a usare Final Cut, che non aveva mai usato. Sì, c'è anche, non so, ci sono dei suoni strani, dei suoni di treno, per esempio, che sono ma sono tutti resi un po' ambigui, sono dei suoni che stanno poi in un limbo, insomma, che forse evocano delle cose, ma non direttamente, cioè non sono didascalici, non sono forse tautologici, non lo so. Ecco, giocano molto cercando una reazione con le immagini, sono un dialogo con le immagini, più che essere un ricalco delle immagini. Mi vengono in mente due domande che le faccio subito. La prima è se, visto che lei parla, la sua voce ha detto che in un qualche modo, non riuscendo a fermare il tempo, si giunge all'essenza delle cose, quindi in un qualche modo si giunge alla verità, sì. No? E cosa si intende? Cosa può voler significare la verità al cinema? Questa è la prima domanda che vi faccio. L'altra riguarda, come dire, un mio pallino, insomma, ed è relativa al mio pallino, guardando anche il suo cinema, tra l'altro, il pallino che lei ha evocato in me ancora una
il cinema può essere portatore di un'educazione allo sguardo che vada oltre il cinema stesso, o in qualche modo che comunque insegni a chi guarda a guardare. E che differenza c'è quindi, terza domanda, tra guardare e vedere? Penso su. La prima domanda era cos'è la verità al cinema? Chi lo sa? Cos'è la verità pura? È già un problema in più verità al cinema, ma non lo so, io credo alla fine ritrovare se stessi, no? Non lo so, non penso che noi possiamo ritrovare altre verità se non qualcosa che ci riguarda. Voglio essere un soggettivista d'oltranza, ma cioè voglio dire, il mondo è il nostro specchio, è il muro contro cui lanciamo una palla e che ci torna indietro, insomma, e quindi c'è un'interazione tra queste cose, insomma, è un guardare, dico guardare per dire anche ascoltare ed essere guardati, insomma è questo. Se questa cosa avviene, cioè è autentica, boh, possiamo dire che c'è una verità lì dentro, ecco, questo non mi spingerei più in là, insomma questa e poi? No, se c'è una distinzione fra vedere e guardare, cioè vuol dire se c'è la possibilità di usare l'occhio in modo aperto o chiuso, sì. Beh sì, certamente, si può guardare senza vedere, si può vedere senza guardare anche, e questo, beh, indubbiamente, non lo so, certo, ma lo sguardo beh, viene da un'intenzione, questo è chiaro, l'intenzione, dico una cosa che può sembrare un controsenso, secondo me, viene da un mettersi in ascolto, un pochino, cioè aprirsi, io penso. Cioè lo sguardo non è andare a guardare appunto le cose con una predeterminazione, ma è con l'intenzione di aprirsi al mondo e di vedere cosa il mondo ci dice. È un po' sintonizzarsi su certe lunghezze d'onda, cercare un po' la stazione, è un po' questo, insomma. E il vedere è un po' trovare dei percorsi di senso, insomma, all'interno delle cose, anche all'interno di un'immagine, sappiamo c'è sempre un percorso di lettura o più percorsi di lettura. E non lo so, questo dipende da noi, forse il mondo è neutro, è indifferente, siamo noi che cogliamo degli elementi e costruiamo dei percorsi di senso. In fondo la visione è l'inizio del linguaggio, insomma, è questo. Altre volte ho detto, in fondo il linguaggio del cinema è il linguaggio più vecchio che ci sia, insomma, prima della parola, eccetera. Cioè, e soprattutto è un linguaggio che nessuno ci ha insegnato. Cioè, è il linguaggio del pensiero, tutto sommato. Noi impariamo, ci insegnano a parlare, ci insegnano a scrivere, nessuno ci insegna a pensare. È un po' questo. E certo si passa, tutto avviene attraverso lo sguardo e l'ascolto. Mario Brenta ha una caratteristica che sono noi che io l'ho conosciuto perché ho frequentato cose vicine, è che è molto lento. Anche le sue immagini sono abbastanza lunghe. E io credo che questa è proprio la qualità di chi sa guardare le cose, cioè il perdersi nell'osservare una muffa, un'alga, il vedere. C'è proprio un perdersi, non guardarla solo perché è un'altra, ma vedere anche le forme, i colori che fa, cioè proprio questo abbandonarsi nell'immagine, lì che effettivamente poi l'immagine ti dà qualche, ti suggerisce qualcosa di più. Cioè non vedere solo l'altra, ma anche vedere la forma, il colore, il movimento. Infatti, secondo me, le sue inquadrature hanno qualcosa di molto orientale, quasi cinese, non so se giapponese.
zen. Zen, ecco, sì. Infatti, guarda caso, poi alla fine si vede il Giappone che gli vale anche. Però ecco, per esempio, questi pesci, questi animali morti, questi animali vivi, cioè sono molto espressivi, perché proprio anche, sì, anche i pesci morti, no? Appunto, queste cose, queste immagini di mercato, perché secondo me il mare un po' si perde nelle cose, non... cioè sta lì a godersi quell'inquadratura, ecco, secondo me è un fatto proprio di piacere di osservare, ed è da questo che secondo me nascono delle belle inquadrature, delle immagini che penso che sia questo un po' il segreto del saper guardare, è che noi normalmente nella nostra vita abbiamo dei ritmi per cui non ci mettiamo mai a osservare le cose, così credendoci e osservando ecco, come vive la gente, come si muovono gli animali, questi gabbiani che sono tanto carini, come vedono la carogna, diventano velocissimi, certo. Ecco, questo secondo me è il segreto un po', perché Mario è contemplativo. Meno male che Carine li cuce le cose, io mi perdo. Mario si perde. Se lo perdo. Sarei ancora lì. Sì, soprattutto dice Carine non avrei mai cominciato. Se non cominciava lei, io mi ero già perso prima. Beh, io penso che sia notato anch'io, già spesso nel suo cinema, come dire, un desiderio di far vedere come l'occhio del cinema ci faccia vedere delle cose che il nostro occhio a livello di percezione naturale non riesce a vedere. E solo che a differenza di altri ingrandimenti, di altri glow up, che più aumenta l'ingrandimento e meno si vede, nel caso del cinema di Mario Brenta credo di poter dire che è semplicemente un modo diverso di guardare il cinema rispetto al nostro occhio, ed è un modo, penso, di guardare le cose da un'angolatura, da una distanza, e percorre, questo l'ho notato con i pesci, le inquadrature diverse dei pesci, i movimenti diversi dell'acqua, sono cose che dalle origini del cinema l'uomo ama fare, no? Ama vedere, ama lavorarci sopra, a partire, no? Ancora dai primi apparecchi pre-Lumière, la scomposizione del movimento, però avrei detto ho fatto qualcosa che non fatto. Sì, stavo a scuotere confidenza. No, questo, cioè il fatto che sia, come dire, un occhio diverso quello del cinema, che può aiutare a vedere meglio, e questo può vedere da un punto di vista diverso, può anche, ovviamente nel caso di Antonioni, che ho citato, Glow Up, in realtà inibisce lo sguardo, ma questo è un omaggio al professor Pinazzi, peraltro, che saluto come stanno dicendo. Io credo che fondamentalmente anche quello che è stato detto appena adesso sia questo, cioè l'amore per la totalità delle cose e per la totalità dei punti di vista, che non sono necessariamente i nostri punti di vista. Noi abbiamo uno sguardo molto limitato, abbiamo uno sguardo binoculare, che non si vede in maniera diversa da noi, e tutti gli esseri viventi hanno uno sguardo diverso dal nostro, persino per noi presumo che guarderemo in maniera diversa le cose e altre cose. E quindi il cinema è uno sguardo in più, un occhio in più nella realtà, io penso. Una possibilità in più, no? di cogliere qualcosa, non necessariamente l'essenza delle cose, a volte magari anche sì, però di aprirci in più, un po' di più alla realtà. Ma volevo parlare dei pesci. Questo è stato un colpo di fortuna. Ma tutti gli altri veneziani mi dicono, ma non si vedono mai questi pesci a Venezia?
posto magico quello lì dietro San Boldo, non lo so, siamo capitati perché c'era una luce da dietro che ci attivava e ci chiamava, si vede quell'inquadratura del portico, no? Quella luce sul proprio dietro, siamo andati lì e c'erano queste cose, c'era quel riflesso sul soffitto, eccetera. Beh, ci sono dei luoghi, senza fare il mistico ad oltranza, insomma, ci sono dei luoghi un po' magici, diciamo pure magici. Così si tratta di trovarli, di avere anche la fortuna di trovarli, insomma, e di entrare in sintonia, perché certe volte magari si trovano delle cose magiche, ma non se ne accorge, non lo so. È un po' questo, bisogna stare un po' svegli, ma anche lasciarsi molto andare, credo, perché è quello fondamentale. E va bene, e anche gli animali, ma ce ne tanti. Ma lì sono un po' così, sono un po' dei rappresentanti del mondo, una sorta di neutralità delle cose, un po', e anche un interrogarsi, insomma, sono sempre un po' degli esseri che magari non capiscono, cioè ci capiscono ma non fino in fondo, c'è sempre qualcosa del nostro comportamento che gli sfugge, che li lascia magari un po' perplessi, così. Pur entrando molto facilmente in sintonia in modo empatico, però forse non seguono quei percorsi razionali che noi abbiamo, certe volte rimangono un po' sconcertati, ma sono lì, sono delle presenze importanti. Sì. E questo lo dico a tutto merito, voglio dire, dove si innesta il cinema? Su tutto questo tessuto ricchissimo veramente di riferimenti e beh, anch'io effettivamente mi aspettavo tutta altra cosa, insomma, d'altra parte che titolo ci si aspettava, sì, va, si vede, no? E, beh, io ho trovato un bellissimo testo proprio su Venezia, e un testo che si snoda su due suggestioni, una che mi viene da, secondo me, dalla più intelligente descrizione di Venezia, che ora a caso è stata fatta da uno straniero, e cioè la descrizione che fa Henry James nel Carteggio Asp. Ne parlavo con Karim. Mi ha descritto ce roman de James, tu sais, la correspondance, sì, di questo immenso appartamento collettivo dove ci si muove senza consumarsi le scarpe, stando attenti a montare gli angoli dei comodini. E in effetti ci sono bellissime corrispondenze con le riprese dell'interno. L'altra suggestione viene invece da Fondamenta degli Incurabili di Broski. E allora ecco il discorso delle alghe, gli intonaci scrostati che fanno vedere le fibre proprio di questa città e con continui riferimenti a vari tipi di decomposizione anche organica, no? Ecco, io allora voglio fare una domanda. Perché comunque in qualche modo Tiziano c'è, è evocato, fino a che punto intervengono nella economia di un'opera queste suggestioni che possono anche essere di tipo più o meno romantico, non so, per esempio questo quadro che sarebbe stato fatto per il suo sepolcro, una storia in realtà tormentatissima, doveva essere più piccolo, lui ha aggiunto pezzi di tela, poi a un certo punto la chiesa non lo voleva più, lui voleva venderlo. In realtà la storia della pietà, e poi Tiziano era anche uno molto attento a certe cose, va bene il quadro per la mia tomba, però se posso venderlo, lo vendo. E fino a che punto allora nella genesi di un'opera intervengono
elementi, suggestioni di tipo romantico, così che strada prendono poi questo? Oddio, non lo so. No, certe volte è anche bene non sapere troppo che si fa. Vabbè, la suggestione era forte, insomma, nel senso che così c'è una specie di convergenza di determinati elementi. Ecco, per esempio, quello che ha giocato molto come cassa di risonanza, la vicenda di Tiziano, è proprio la vicenda parallela, cioè quella dei malati di peste che nell'isola di Lazzaretto fanno la stessa cosa, insomma, con gli stessi colori più o meno, così abbastanza spenti, però vogliono lasciare una traccia della loro presenza, insomma. Ecco, in questo senso dico, diventa cassa di risonanza perché così, in maniera proprio molto chiara e diretta, rende universale la figura di Tiziano, insomma, non è più Tiziano, ma è chiunque, ma non voglio dire è l'artista, è l'uomo in generale che vuole lasciare un segno, insomma, questo è il discorso. E cioè mi sembrava, dicevo, questo elemento, Tiziano che fa quest'ultimo tentativo e non ci riesce, fallisce. E poi soprattutto questo personaggio che nel film è interpretato da Carinchi, che fa se stessa ma diventa anche questo personaggio che dico è il tempo in fondo, no? E queste vicende parallele, questo lavorare al quadro mentre appunto Maddalena lavora in casa, fa le cose, eccetera, in fondo va a fare la spesa, va al mercato, cioè fa un qualcosa che possa prolungare la vita. E facendo questo affretta la morte, la stessa cosa che poi fa Tiziano, insomma. C'è anche questo. Io ho detto che il personaggio appunto di Maddalena è una barca all'interno di questa vicenda. Mi sembrava molto bello, insomma, questo elemento così vitale, proprio nella sua vitalità, affretta il momento della morte, insomma, è un po' questo vivere di morte, morire di vita, insomma, Eraclito citato alla fine, ecco, e che fa poi il pandan con l'apertura che il pittore presta proprio corpo al mondo, no? Perché il mondo lo trasforma in pittura, insomma, che è una citazione di Merleau-Ponty. Mi sembra che le due cose poi si combinino, si complementino, è un po' questo. L'aspetto, come posso dire, emozionale è sempre determinante. Io credo che se diciamo l'amore verso una cosa non si arriva, ma non si parte soprattutto, insomma, è un po' questo. Credo questo è fondamentale. Poi certo ci si cerca di orientarsi lì dentro, insomma. Questo è chiaro, ma una cosa che penso non bisogna perdere, uso una frase che diceva Moravia, è il sentimento della cosa, insomma, quello è quello che in uno stato un po' di coscienza, ma anche di coscienza, un po' ci guida, insomma, ma è chiaramente l'aspetto emotivo che poi è anche quello, diciamo, che serve per comunicare, insomma, il cinema tocca innanzitutto la sfera emotiva, poi se c'è una riflessione segue a ruota, però è l'emozione che fa da innesco, insomma, la comprensione, e quindi anche la creazione. Se c'è. Delle immagini così forti, perché secondo me hanno un po' spiegato, ma anche incanalato le emozioni e forse le hanno un po' fermate, mentre le immagini erano molto forti da sole. Grazie.
Excusez-moi. Parce que tout commence par une mouche. Dice perché tutto inizia con una mosca. non lo so. E se continui come? E come continua? Parce que ça commence avec une mouche qui installe une idée de fiction et que cette idée de fiction s'en va avec l'émotion, la vie et que le discours est là parfois pour soutenir parce qu'on est fait de pensée, je veux dire, c'est pas que des. Ma dice perché il progetto all'inizio era un progetto di finzione e proprio quella cosa che avevo scritto iniziava con questa mosca che si posava sul quadro la mattina, no? C'è questo elemento di vita e di morte, insomma, che è la mosca. E poi la cosa si è trasformata appunto in una ricerca dei luoghi, ma poi si è trasformata in una sorta di riflessione su quello che si stava facendo e si stava scoprendo. Quindi dice che mi sembrava giusto così aveva indirizzare certamente un percorso, ma non tanto per spiegare quello che succede, perché degli interventi che spiegano sono pochissimi, dicono, non so, la mattina il lavoro riprende, di Lazzaretto, fanno queste cose, ma era anche lì forse per dire qualcosa che poi venisse in qualche modo elaborato anche e sviluppato dallo spettatore, forse per anche lì innescare in qualche modo una scintilla che portasse a una riflessione. Io non sono un amico delle voci off, assolutamente, infatti le voci off neanche Karin del documentario ci fanno venire dei grandi dolori di pancia, ma non so, in questo caso pensavamo che fosse giusto, insomma, dire determinate cose, così stimolare in fondo un momento di pensiero, di riflessione. Il fatto che mi dice che le immagini sono forti ci conforta molto, però ecco, si doveva anche in qualche modo dare un piccolo sistema di coordinate, insomma, entro cui ritrovarsi in questo senso, insomma. Spero che non abbiamo esagerato. Sì, dice Carré che potremmo fare un'altra versione, quella francese, per esempio senza voci. Non lo so, si potrebbe provare, forse non abbiamo avuto abbastanza coraggio, no, ma insomma ci premeva anche dire qualcosa. Ma personalmente non mi ha disturbato la voce off, non mi è sembrato, come giudizio personale, mi è sembrato una presenza tautologica nei confronti dell'immagine, ma a parte il fatto che la voce rimane presa, voglio dire, la presenza assenza del regista nell'opera, io trovo che sia un elemento diverso, non è la voce off di Emilio Cigoli o di Gualtiero De Angelis, è la voce off di Mario Brenta, cioè in un qualche modo l'artista che fa anche della sua voce e in assenza del suo corpo, quindi in un modo per certi versi anticinematografico, visto che il cinema è corpo ed è la presenza di un corpo davanti ad una macchina da presa, riesce in un qualche modo a fare della sua assenza un'opera d'arte e allo stesso tempo a essere presente pur non essendoci nel film. Quindi io credo che non sia del tutto scontata e non è la voce di Piero Angela, insomma, cioè io credo che faccia parte della potenza di questo film. Io tra l'altro l'ho ascoltata con piacere, ma perché erano timbri, volevo dire, e è una parte, diciamo, della partecipazione che ho avuto a quello che stavo vedendo, anche perché, devo dire, non era presente in immagini sovraccariche, perché non veniva, mi sembra almeno, non veniva a raddoppiare il visivo, e quindi in un qualche modo
il mio orecchio poteva concentrarsi, perché come dice persona non si può essere tutto occhi e tutto orecchi contemporaneamente, io credo che fosse assolutamente comunque legittimato in qualche modo, questo penso io, insomma. Sì, va bene, anche devo dire soprattutto è un qualcosa che è venuto fuori, anche questi testi sono venuti fuori facendo il film, ecco, non sono delle cose scritte prima, non sono delle cose scritte dopo, sono venute fuori durante, insomma, ecco questo, forse è proprio, ma è un po' anche, come posso dire, un procedimento forse non squisitamente cinematografico, ma io penso che sia così, fattibile anche al cinema. È un po' quello che si fa in letteratura, no? Certe volte l'autore racconta una cosa e poi ci mette anche il suo pensiero dentro, insomma. E c'è un'interazione tra le due cose. Ecco, in questo senso era anche qualcosa che mi attirava abbastanza, che ci attirava abbastanza proprio per cercare di uscire un po' da, non posso dire dall'ambito ristretto del cinema, che è un ambito vasto, ma così di inglobare anche delle altre forme, senza fare della letterarietà, come posso dire, però ecco, allargare un po' il campo dei mezzi, ecco, così espressivi. In questo senso io credo che forse è un cinema, quando dicevo libero, è anche abbastanza disinibito, ecco, perché a un certo punto mi ha detto, ma chi se ne frega, insomma. Mettiamo, sentiamo di mettere una cosa, mettiamola, ecco, senza farci troppi problemi. Nella nostra rassegna che è ancora iniziata a novembre, quindi
comunque vi invitiamo se avete voglia di venire alle nostre seance.